Un po' la bassa marea e tanto l'incuria, sta di fatto che negli ultimi giorni sono emersi dall'Usenzo almeno due relitti di imbarcazioni, lasciate dai loro proprietari in balia di se stesse. Uno è posizionato non distante dal ponte Cavanis, che unisce Borgo San Giovanni con il centro storico di Chioggia. Un altro affiora nei pressi dell'isola dell'Unione, ben visibile dalla riva di Sottomarina. E non sono certo i soli. Dall'inverno una piccola imbarcazione affondata nel canale Perotolo, senza che finora sia stata recuperata. E altri casi sono stati segnalati lungo il canale della Cava, tra Valdario e la Tombola. La responsabilità della loro rimozione spetta in primis ai proprietari, che sono anche sanzionabili con la rifusione delle spese nel caso il recupero venga effettuato da soggetti terzi, quali ad esempio il Provveditorato alle Opere Pubbliche, ex Magistrato alle Acque, oppure i Vigili del Fuoco. Rimane evidente il pericolo che questi rottami rivestono per la navigazione professionale e da diporto, specie durante una stagione in cui l'Usenzo, e più in generale le acque interne, sono solcate da ragazzini e famiglie, oltre che da pescatori provetti. Senza contare la presenza di bricoli e vaganti, sradicate dal fondo, lungo i canali e in laguna aperta. Proprio martedì ne è stata tratta a terra una sulla riva di Sottomarina. Isola Verde sferzata dalla bora, ma soprattutto con sempre meno sabbia. Le ultime mareggiate dei giorni scorsi si sono portate via ancora un po' dell'arenile, in piena stagione turistica. Così la spiaggia amata anche dagli stranieri soffre un ripascimento non omogeneo, anche se migliore dell'anno scorso, di peggio non era possibile fare, oltre alla provvisorietà dei lavori sulle dighe del Brenta. Ci sono zone ancora disastrate, i 10.000 metri di sabbia conferita avrebbero dovuto essere almeno il triplo. Il rischio è che il mare arrivi nelle strade e davanti alle case. Una buona notizia, tuttavia, a settembre dovrebbero iniziare le opere per ulteriori 100 metri della diga sciolta. Intanto la stagione sta procedendo con il gradimento dei tanti turisti. Questa mattina, attorno alle 8.45, il presidente del Comitato per il Forte di San Felice, Erminio Boscolo Bibi, è stato ospite degli studi di Uno Mattina Estate, la popolare trasmissione di Rai 1, negli studi romani di Saxa Rubra. Bibi è stato invitato dai conduttori Valentina Bisti e Massimiliano Ossini in qualità di testimonial della campagna Luoghi del Cuore 2018 del Fondo per l'Ambiente Italiano, che nell'edizione 2016 ha fruttato al Forte San Felice un finanziamento di 20.000 euro per ristrutturare alcuni degli spazi interni. La trasmissione ha illustrato con immagini la storia del Forte assieme al giornalista Duilio Giammaria, mentre Erminio Bibi ha ricordato le oltre 25.000 firme a supporto del progetto, segno di una mobilitazione trasversale e volontaria della città a difesa di un monumento così prezioso. La prossima visita al Forte è in programma per sabato 7 luglio, con quattro sessioni orarie pomeridiane, e sarà prenotabile attraverso il sito eventbrite.it. Sono corse ben due ambulanze questa mattina in una calle del centro storico di Chioggia, per soccorrere una persona piuttosto pesante, di oltre 100 kg, che cadendo dalla propria abitazione si era fratturata un femore. Grosso lavoro per gli infermieri, anche se non si è reso necessario il supporto dei vigili del fuoco, che in altre circostanze del genere avevano messo a disposizione la propria attrezzatura speciale per consentire ai pazienti di uscire di casa. Siamo al Museo Civico della Laguna Sud con la dottoressa Laura Guida, dottoressa di ingegneria all'Università Dottor Vergata in Roma, che è venuta a presentare proprio nei locali del museo la sua opera relativa chiaramente al Dondi, alla nota famiglia di orologiai storici, di cui anche un esemplare alla Torre di Sant'Andrea, e quindi un astrario che stiamo inquadrando in questo momento e la digitalizzazione della sua tesi, che è sempre stata offerta e in proiezione continua al Museo Civico della Laguna Sud.
Dottoressa, come è arrivata a produrre un'opera del genere e insomma di cosa parla la sua tesi? Sì, allora io mi sono ritrovata ad occuparmi dell'astrario per la mia passione sull'orologeria. Sono ritrovata qui a Chioggia proprio con un gruppo di appassionati per vedere l'orologio da torre più antico del mondo che si trova nella Torre di Sant'Andrea. E siamo venuti anche qui ad ammirare quest'opera, l'astrario, che è stato riprodotto qui a Chioggia. Per una serie di eventi, alla fine mi sono ritrovata anche io a ricostruire l'astrario per la mia tesi di laurea in ingegneria meccanica, e l'ho riprodotto, nella mia fase, l'ho riprodotto al computer con un programma di modellazione solida chiamato SolidWorks. Amici di Netto Cazzurra, buongiorno, bentrovati all'appuntamento meteo in questo giovedì di mercato che ha tutte le intenzioni di essere comunque buono a dispetto della nuvolosità alta stratificata che sta invadendo i nostri cieli. Naturalmente abbiamo avuto una nottata un po' particolare, soprattutto a sud delle nostre zone, in Emilia-Romagna, molto molto perturbata e naturalmente i riflessi negativi sono stati un po' di vento di bora questa notte che lentamente andrà smorzandosi nel pomeriggio. Questo perché? Perché il minimo depressionario sta lentamente traslando verso la Grecia e il Tirreno meridionale, apportando ancora nuvolosità stratificata nelle nostre zone, ma in via di miglioramento. Un cuneo alto pressorio leggermente monterà in sella da oggi pomeriggio nel fine settimana, garantendo tutto sommato una certa stabilità, che non sarà una stabilità diffusa e persistente, perché comunque minata ai suoi fianchi ancora da qualche episodio di qualche temporale nei monti e soprattutto appunto nelle alte pianure, ma cosa veramente di poco conto. Una cosa importante è che avremo le temperature non eccessive, staranno tra i 27 e i 28 gradi e cieli comunque leggermente nuvolosi, specie nel pomeriggio. Un giovedì comunque che sembra salvo, non dovremmo avere alcuna precipitazione di rilievo, quindi tranquillizziamo gli operatori e soprattutto anche i nostri clienti. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao!